Festeggiare un traguardo importante senza ovviamente dimenticare le persone colpite dall'alluvione del 2 novembre e tantomeno i nuovi poveri che purtroppo aumentano di giorno in giorno. Il traguardo è quello della Caritas diocesana di Pistoia che proprio quest'anno compie 50 anni. La festa, alla presenza di autorità e tanti cittadini, è stata celebrata oggi nella chiesa della Santissima Annunziata di Pistoia, gioiello dell'arte barocca, recentemente restaurata e riaperta al pubblico dopo anni in cui era rimasta chiusa in attesa di importanti interventi strutturali. Direi che è una bella storia, no? In questo mondo dove registriamo purtroppo situazioni molto brutte che ci fanno soffrire e che ci danno grandi preoccupazioni anche questi giorni. Ecco, questa è una storia invece bella, una storia positiva, una storia di costruzione di una società nuova, di cuori e di menti e di mani che si sono date da fare per alleviare le difficoltà degli altri. Una festa che ha offerto anche l'occasione per fare il punto sulle nuove povertà. Sì, allora, la caratteristica della carica è stata quella di adeguarsi ai bisogni della gente, rimanendo fedele alla propria miscela, è quello di stare accanto agli ultimi. E in questi anni appunto abbiamo cercato di adattare ai bisogni, ai nuovi bisogni, alle nuove povertà, le risposte a dei nostri centri. E purtroppo la situazione, ecco, è una situazione difficile, specialmente ora nei nostri territori, dopo anche questa alluvione che c'è stata, e quindi ha, come dire, creato ancora di più problemi di carattere economico, le famiglie, paura. Sindaco, una funzione, quella della Caritas, che viene in aiuto anche agli enti locali, perché da soli non ce la farebbero a sostenere tante nuove povertà come ci sono adesso. Sì, una funzione fondamentale, con un principio di sussidiarietà orizzontale, dove non arriva il pubblico, in collaborazione strettissima, in questo caso con la Caritas, aiuta i più deboli. Tra noi ci aiutiamo, ci sosteniamo, elaboriamo politiche sociali, mappiamo quali sono i bisogni, quindi una persona viene in qualche modo accolta, ascoltata da noi, dai servizi della Caritas, e su di lui è costruito quello di cui ha bisogno.